Ciao a tutti, buon anno. Dopo la pausa natalizia siamo tornati più carichi di prima. Oggi la rubrica CineTalk si avvale della presenza di una graditissima ospite, Tania Lettieri, co-protagonista del film Romanzo di un mostro. Molto brava come attrice, molto brava a disegnare anche la configurazione del set cinematografico. E molto bella anche quella che è la sua idea del noir, del thriller, dell'horror. Ha fatto anche un'ampia panoramica ed è stato un bellissimo rapporto artistico con lei e sono stato molto molto soddisfatto della sua interpretazione, al punto che sicuramente torneremo a lavorare insieme. In quale film non lo so, però mi ha lasciato un bellissimo ricordo, prima di tutto come persona e poi come artista, professionista, attrice che ha studiato, che si vede, e soprattutto come è stata brava ad interpretare una parte assolutamente non facile, delicata, quale Laura, la moglie del mostro di Firenze. Vi lascio in sua compagnia e mi raccomando, buona visione! Ciao, mi chiamo Tania Lettieri, sono di Roma, si sente, e attrice professionista oramai, sì, 20 anni forse li ho fatti, e attrice fin da quando sono nata, perché ce l'ho dentro, proprio nel sangue, nel DNA. Ho conosciuto Daniele Santamaria in una situazione, in un periodo anche abbastanza stanco lavorativamente parlando, della mia vita. Quindi ci siamo conosciuti, cos'era, fine luglio, in cui si era prospettata questa sceneggiatura del Mostro di Firenze. E il tutto chiaramente, wow, io, Laura, la moglie del protagonista. E il mio ruolo è appunto Laura, che è la moglie spalla del protagonista, che è Claudio Pizzato, attore molto bravo, e mio marito. Per cui ho conosciuto Daniele, il regista, in una situazione un po' così. E mi ha presentato questa sceneggiatura su un soggetto realmente esistito e famoso come il Mostro di Firenze, e di questo mediometraggio l'ho letta con tutta la mia curiosità e attenzione, perché amo i generi thriller horror, e quindi l'ho conosciuto in questa situazione qui. Daniele è una persona sicuramente adatta, anche perché lui stesso ha un certo interesse per le storie realmente accadute e quindi anche competente per i suoi studi fatti da ragazzo, da studente universitario, per quello che è appunto il genere stesso, il thriller, quindi tutto ciò che esce fuori da un thriller, la suspense, la paura, la fuga, la fretta di coprire prove, insomma, tutto questo tipo di emozioni qui, devo dire che lui è riuscito molto molto bene. E l'ho conosciuto appunto verso un luglio molto caldo,
tramite la mia casting, per cui ero stata in qualche modo proposta per questo ruolo, ruolo che devo dire mi ha affascinato immediatamente. E lì è cominciata la paura. L'incontro con Daniele è stato, come dire, un'occasione. Ci siamo trovati poi sul set dove lui è stato sempre molto presente, direi, molto accudente sia con tutta la troupe, sia la parte tecnica che quella artistica, sempre molto accogliente. E la prima volta che mi ricordo di averlo conosciuto ho avuto comunque quello che mi ricordo è la sensazione di accoglienza, di benvenuta. E questo è il mio regno, vorrei che tu ne facessi parte. E quindi è stato sicuramente un'ottima guida a cercare di farmi entrare in quello che è quello che è stato il mio personaggio, Laura, e, per cui lui è stato sempre molto attento ai piccoli particolari di una moglie, che comunque è la moglie di un dottore chirurgo, un anatomopatologo, e quindi questa moglie devota, ma comunque in ogni caso non una che si costringeva a sicuramente a dover esaudire ogni desiderio del marito, quindi non una condiscendenza generale del suo carattere, assolutamente no. Anzi, la moglie del mostro, appunto del protagonista, è una persona che è comunque borghese, una persona che comunque ha studiato, una donna che ha sicuramente i suoi pregi e difetti, in qualche modo cerca di capire il marito, ma quando poi scopre quelle che sono appunto i retroscena di quelle che sono un po' le perversioni del marito, assolutamente non è d'accordo e purtroppo non fa una bella fine. E Daniele mi ha molto aiutata in questo calarmi di Laura, anche perché un giorno ero sorridente, l'altro giorno so che mio marito è un assassino, per cui insomma c'è questo passaggio che va comunque studiato e interpretato sicuramente. E Daniele è stato bravo in questo, mi è stato molto vicino. E il mio rapporto con lui è stato di due persone molto concentrate su quella che era la linea comune. La linea comune era portarsi a casa il progetto. Quindi, per quanto mi riguarda, in maniera personale, il lato artistico è stato sempre appoggiato da quello che era una convinzione per entrambi e sullo stesso binario, per cui il nostro rapporto è scivolato subito sul discorso della stessa lunghezza d'onda, nel senso subito è scivolato su parliamone di questa cosa perché sai succede questo e quindi io non voglio che tu hai comunque un carattere, tu devi essere così, io voglio che tu mi dia questa sensazione, quindi siamo stati subito diretti e entrambi e sempre molto chiari su quella che doveva essere il mood, la linea da tenere, la linea emozionale da mantenere in quella scena, in quel percorso, in quelle più scene e quindi da cercare di appunto
di arrivare man mano a quello che era un crescendo fino a poi l'epilogo e l'esplosione delle parti più cruente. E quindi sicuramente Daniele è artisticamente parlando, ci ha messo tutto del suo, tutto, a pieno, tutto tondo. Sì. Benissimo. Cioè, Daniele si è comportato bene, è stato sempre molto accudente nei confronti di tutta la troupe. Per cui nei confronti anche degli attori, assolutamente, anche delle comparse. E nessuna richiesta pretenziosa che andasse e potesse essere al di là delle possibilità della produzione, al di là di quello che potesse essere un problema per chiunque dei tecnici o parte artistica o tecnica, e dirò di più, anzi, nel momento in cui si è trovata la situazione più difficile, ha preteso dagli attori, ma no, anche normale, perché comunque un certo tipo di emozione la devi dare, per cui se ci sono dei cambiamenti in corso d'opera è chiaro che ti rivolgi agli attori, ma sempre con tanta cortesia e gentilezza. Per richieste non so, di interpretazione in quel momento che possono essere difficili per noi, ma assolutamente fattibili. Per cui, no, Daniele è veramente una persona, a modo, più che dire questo, e ho conosciuto in 20 anni di lavoro. Di questo lavoro che ci sono anche persone che uno dice vabbè, facile, parli facile perché hai girato una cosa con lui. No, no, ci sono state veramente persone a cui andrebbero i fatti proprio connotati, per cui Daniele è intoccabile, va benissimo. Ma perché no? Sì, assolutamente sì. Sicuramente ci sono cose che noi potremmo sempre imparare dalle nostre esperienze lavorative passate, per cui l'importante sarebbe tenere presente quelli che possono essere stati gli imprevisti, gli inconvenienti su un set durante la produzione, per cui poi cercare di attappare, no? Quelle falle per cui si sono creati contrattempi e spese in più perché appunto si è sforato, e succede spesso con i tempi, o perché è successo appunto quel piccolo incidente lì che ha sicuramente rallentato la produzione. Sì, Daniele, sì, sicuramente ci tornerei a lavorare con lui perché è una persona che ha sicuramente l'interesse, personale di cercare di chiudere degli anelli. Inteso come storie, come soggetti, e sicuramente di natura realistica o di accadimenti reali, fatti avvenuti seriamente, nel senso, quindi sono sempre comunque soggetti per cui io stessa sono un'appassionata. Quando ho letto la sceneggiatura e quando comunque, ripeto, ho visto il mostro di Firenze, ho detto no, vabbè, ero comunque piccola nel momento in cui successe il tutto, anche perché è una storia di 20 anni, ripeto, e qui ce n'è da parlare. Daniele ha il giusto, come dire,
interesse personale di fare quella cosa, quindi quasi inevitabilmente, quasi automaticamente ci azzecca, anche non volendolo, ci azzecca. Laura è il personaggio spalla, come lo chiamo io, dell'attore principale e del protagonista principale, il chirurgo, il dottor chirurgo, anatomopatologo, per cui è sua moglie ed è un personaggio di. Nella storia di supporto perché vivere accanto con un uomo che è un dottore, sì, ma un chirurgo che solitamente nel suo lavoro non fa altro che sezionare, aprire cadaveri ritrovati in diverse condizioni. Cause di morte naturali o cause appunto di incidenti o situazioni che vanno che hanno bisogno di essere scoperte perché altrimenti non se ne verrebbe a capo di tante situazioni. Oggi nella scienza si può fare già tempo fa, però anni addietro, però oggi per un nostro una nostra condizione civile e di rispetto verso il prossimo sicuramente è un mestiere affascinante, è un mestiere difficile, è un mestiere per cui bisogna conoscere tanti aspetti della vita e sicuramente può portare a un po' di depressione, un po', di introversione. Della persona che fa questo tipo di lavoro, quindi ho visto molto Laura, la moglie, come una figura di pieno supporto, per un marito, che svolge questo lavoro, per cui l'ho vista molto non mamma chioccia, assolutamente no, però una moglie molto, molto disponibile, molto anche nella sua richiesta di perversione o nelle sue così pippe mentali. La moglie ha cercato in qualche modo di andargli incontro. Poi chiaramente quando si accorge che tutta la situazione era fuori dalla sua portata, perché fuori da quella che è la sua concezione di sesso matrimoniale, di rapporto di coppia tra due persone civili, chiaramente senza essere né guidata né aiutata da un perché spiegata dal marito, chiaramente e supportata dal marito, chiaramente lei non approva e non consente, e specialmente perché tra due persone borghesi era quasi un po' al di fuori proprio della loro portata di comprensione, solo che lui aveva già viaggiato con i suoi pensieri e con le sue paure, con le sue turbe psichiche molto più in avanti di lei, e lei non ha saputo seguirlo in quello che appunto potevano essere le sue richieste, o comunque non ha saputo andare a comprenderlo in quello che potevano essere le sue fantasie erotiche, perché poi si tratta anche di questo. Oggi si sanno più cose, ma sicuramente anni 60, 70, anche 80. La psicoanalisi non aveva fatto questi passi in progressione per cercare di aiutare l'essere umano. Si stava ancora cimentando e studiando, chiaramente, ma all'epoca era un pochino diverso, convinzioni diverse, conoscenze diverse, persone
per cui è stato difficile tornare indietro per me come attrice con la mia testa di oggi, siamo nel 2000, nel 2019, con la mia testa di oggi, a cercare di comprendere quello che poteva essere all'epoca con la conoscenza dell'epoca, non con la conoscenza di oggi. E quindi ho cercato di entrare in questo rapporto qui. Io sono affascinata dal horror in genere, sono un'appassionata di film horror thriller, meglio se sono horror, cioè meglio se sono storie vere, realmente accadute, con una piccola parte di, non di splatter, assolutamente no, ma di parte di giallo e un pochino di horror, quel tanto che basti per capire e per arrivare ad un'emozione pizzicante, non so come dire, che ti pizzichi la pelle, che ti faccia venire un peletto del braccio dritto, un qualcosa che appunto. Quando gli elfi ti zompano sulla pelle, è un po' un modo di dire, però quando perché sono io un po' così, un'appassionata di questo genere qui. Quindi, come ho letto la sceneggiatura, sinceramente, mi è piaciuta molto, ripeto. E mi ricordo, mi ha riportato immediatamente ai tempi degli anni 80, quando ero una ragazzina e questa storia appunto uscì mezza allo scoperto e si era pensato di aver appunto catturato il mostro che uccideva le coppiette e quindi ho accettato immediatamente, ma non tanto per. Daniele non lo conoscevo, per cui non conoscevo a parte insomma a parte la mia gente che si era diciamo così, aveva avanzato per me l'azzardo e io, come ho saputo che era il mostro di Firenze, ho detto eccomi, cioè, capirai, da ragazzina i primi romanzi letti era Edgar Allan Poe, Dieci piccoli indiani e la maschera della morte rossa, quindi più c'era la morte e più le cose mi piacciono sicuramente. Sono un mostro. Manuel. Posso quando penso a Manuel mi viene un po' da ridere, ma è una risata spensierata. Ho raggiunto il posto del set con tanta curiosità, interesse ovviamente, non vedevo l'ora di iniziare per fare il mio e quindi di capire come si sarebbe svolta tutta le riprese, il posto, i posti molto belli in campagna. E a un certo punto mi ricordo la prima volta appare questo tipo, il produttore Manuel Curry. E pensavo fosse tipo il tecnico del suono, non lo so, l'elettricista, non lo so, tutto meno che il produttore, questo è poco ma sicuro. Però poi se ci penso, dai produttori dell'epoca, degli anni 50, 60, ai produttori di oggi, Manuel sicuramente ricorda più un produttore dell'epoca che non uno tutto serioso, giacca e cravatta di oggi. Per cui lì per lì non l'avevo neanche riconosciuto come figura all'interno della troupe. Poi ho capito che tra la distribuzione di un posto a tavola a un altro, perché ero arrivata all'ora di pranzo,
subito coinvolta a pranzo, vabbè, dico, certo, l'ora di pranzo, magari una stupidaggine la mangio, no, no, primo, secondo, contorno, dico, oh, qui si va a lavorare, che stiamo facendo, mica, se mi riempio in babbotti non parlo più. Quindi l'ho conosciuta come una persona che non l'avevo riconosciuta fuori dai cliché del produttore cinematografico. Una persona molto solare, una persona molto sorridente, molto accogliente anche lui, e anche molto alla mano, per cui è una persona molto umana, sicuramente. Ho trovato buffo un po' il primo sul set, il primo ciak sul primo set. Il primo ciak, no, era il terzo, se non mi sbaglio, dove stavamo iniziando. Comunque, ci eravamo interrotti per una pausa di completamento tecnico, quindi cercare di capire delle cose che servivano alla squadra tecnica di fare. E io ero con mio marito Claudio, intorno a una tavola imbandita, già dopo pranzo, quindi belli abbottati, e a un certo punto entrò Manuel con una bottiglia di spumante, di champagne, non mi ricordo che cosa, bisogna festeggiare perché ci porta fortuna. Io guardo Claudio, mi giro. Neanche lo conoscevo, gli faccio, ma si festeggia alla fine. E lui mi fa, boh, gli ho fatto, va bene, Goccetto ci riscalda il cuore, andiamo. Tremendo, vabbè, Manuel. Poi chiaramente ci possono essere, al di là di quelli che ci sono gli intoppi, che sono gli intoppi di produzione, sicuramente Manuel ha cercato gli imprevisti ci sono dappertutto, gli incidenti di percorso ci sono dappertutto. Manuel è stato bravo a cercare di risolvere tutto abbastanza in fretta, perché poi non si possono lasciare le idee a metà, bisogna sbrigarsi per non perdere l'idea, ed è una cosa importante. Le cose vanno risolte, per cui Manuel si è sicuramente prodigato per cercare di mandare avanti quello che è un sogno, cioè il fatto di finire il film, per cui sì, beh, una bella persona sicuramente. Io sono una fan del genere horror thriller, credo di averlo detto miliardi di volte. E il mio primo film da bimba fu credo E.T. di Spielberg, e il primo film horror, ne vogliamo parlare, Profondo Rosso, Dario Argento, che per me è un maestro. E altro ancora che mi rimase, non mi fece dormire per una settimana, che è un po' più fantasioso, la 39esima eclissi, anche questo di genere profezia horror. Quindi con me si sfonda una porta aperta. Amo il genere già, diciamo, realistico. Mi piacciono sicuramente i thriller, e se c'è anche una puntatina di horror, ci vado a nozze. E per questo che sono molto critica, perché è il mio genere preferito. Critica non perché si regalino critiche gratis, no, perché per dare il significato all'espressione thriller, noir, o altro, a film che non sfocino poi sul fantastico, non è facile rendere l'idea.
Trovo sicuramente molto accattivante utilizzare quello che sono stati fatti realmente accaduti e poi realizzarli e cercando appunto di sfondare quella che è la porta aperta, ma non è appunto facile, per cui è sicuramente un'idea accattivante. E la gente quando ha paura ha sicuramente e prova sicuramente più emozione che della risata. Ricordiamoci che la paura, i bambini, fin da bambini, la paura è l'emozione più incisiva nella nostra vita. E da lì, appunto, drammi come Profondo Rosso e tanti altri di cui Dario Argento è maestro. E quindi la difficoltà di questo genere è non scadere nella miseria di come rendere le emozioni. Le emozioni non sono facili da presentare e da rappresentare, per cui sicuramente dietro ci vuole una grande sceneggiatura e anche un bell'occhio. Non a caso Hitchcock è Hitchcock, Kubrick che con quattro inquadrature e scene ha reso la paura di Shining e di altri. Il fare paura non è buzzettete, il fare paura è emozionare a tal punto da sentirti quasi male, ma non male, oddio no, mi viene da piangere, no, emozionare al tal punto da quasi avere paura nei prossimi giorni di rivivere quella scena lì, perché può capitare di aprire lentamente una porta, far vedere di aprire lentamente una porta e poi dietro c'è il mostro alieno, ma anche che non ci sia nessuno, ma tu hai avuto la sensazione che ci fosse qualcuno. E lì ha voglia a fare. Quindi non è neanche facile trasmettere la paura, non basta fare appunto bobuzzettere. E quindi penso sicuramente che la trilogia sia un compito molto 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 difficile, ma anche molto 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 bello. Quindi speriamo che ci si sia azzeccato e centrato in pieno. Come vedete, completissima, bravissima e quindi ancora una puntata ricca di backstage e anche di impressioni nel backstage di un film che Tania Lettieri ha saputo sicuramente tracciare in maniera lineare ed in maniera molto molto professionale. Non mi resta che salutarvi e ricordarvi di iscrivervi al canale per non perdere le puntate sia precedenti che quelle successive, e vi anticipo anche che nella decima puntata ci sarà un'altra attrice, Noemi Cognigni, per quel che riguarda Lati Oscuri. Arrivederci.